Buongiorno, benvenuti e bentornati in un nuovo video vlog. Come state? Come va? Spero tutto bene. Io sono in prepartenza più o meno, parto domani, non vedo l'ora. Ah, non vedo l'ora. Ieri ho fatto le unghiette, ho fatto la tinta, ho fatto un sacco di roba. Finalmente, poi oggi è il primo giorno vero di riposo che faccio perché non ho fatto guide né altro. Sono qui, c'è un caldo atroce in questi giorni, davvero una roba fuori dal, volevo inquadrare la luce, fuori dal normale, cioè proprio un caldo atroce. E allora io stamattina sono già andata in palestra, adesso ci ritorno proprio perché sono gonfia da fare pietà al cazzo, giuro, faccio proprio schifo. E che è una roba che io non dico mai, no? Cioè, però, cioè, rispetto a delle forme che ho avuto, cioè, tipo anche quest'inverno, ma anche banalmente la settimana scorsa, no, settimana scorsa, no, un paio di settimane fa, comunque. Vabbè, mi sentivo fisicamente molto più figa, però vabbè, pace ormai. Non si può fare altro, però. Cioè, mi vedo proprio gonfia. A parte che secondo me è proprio questo caldo perché non ho dormito niente in questi giorni. Non sono stata in grado di dormire. E proprio c'è stato un caldo. C'è un caldo devastante. Oggi un pelo meglio, ma gli altri giorni proprio. Già alle 5 del mattino c'erano 29 gradi, cioè alle 5 del mattino che io mi svegliavo, andavo a guardare. Era tanto che non facevo il nero sulle unghie, devo dire, è molto bello, lo farò più spesso. E devo farvi anche degli aggiornamenti perché intanto dovrei farvi vedere le cose per casa, però prima devo fare un po' di roba, voglio fare un paio di video. Mi sono presa un po' in ritardo con le tempistiche, con le cose da fare. Cioè, ritardo, più che altro sto cercando di prendermela anche più scioltamente. Ho male a un polpaccio, mi dà un fastidio micidiale. E quindi devo anche raccontarvi delle unghie perché non ho più intenzione di usare le tip. Io vi devo anche spiegare magari il perché della mia scelta. Vabbè. Oggi non ho lavato i capelli perché per l'appunto parto domani e preferisco lavarmeli domani pomeriggio, in serata, insomma, nella mia prepartenza, in modo da salire in macchina che non faccio pietà e arrivare insomma con i capelli già a posto, in modo che la prima giornata me la passo bene. Dopo torno in palestra e vado anche da Decathlon a spendere dei soldi, no? Perché è chiaro, ormai è diventata una spendacciona. No, scherzo, però mi manca un cappellino estivo, un cappello normale, cioè mi serve perché se là c'è questo caldo da atroce e presumo di stare fuori sempre. Non vorrei ustionarmi la testa, dato che ho anche appena fatto la tinta. Ho tolto i miei anelli, li ho già tolto, ho tolto anche l'orologio che tanto non mi porto via. E ho messo questi anellini qua di poco conto a livello cosa, perché gli altri sono anelli veri. E quindi questa invece è bigiotteria, per quanto mi piacciono, insomma, non vorrei mai rovinare o perdere quelli veri, ma soprattutto perdere, ecco, ci starei molto male. E niente, quindi insomma sono qua così. E domani penso di togliere anche. Orco, è già l'1:20. Ok, adesso vado via. Penso di togliermi anche questa qui, dopo decido cosa portare, però questa non vorrei proprio rovinarla. Gli orecchini invece darò questi e niente, dopo torno. Hola amigas! Tornata dalla Spagna, quindi non so come sia messo questo video, però vi pubblicherò, penso di avervi già pubblicato gli spezzoni del video di partenza. Farò un casino, sono sicura. Comunque sono ingrassata una vita in vacanza perché c'era il. Io avevo detto no, abbiamo fatto la mezza pensione. Oh mio Dio, abbiamo mangiato come degli assassini, peggio di un bambino affamato dell'Africa, giuro. Abbiamo. Vabbè, quindi adesso mi sto preparando il pranzo, ma veramente molto molto leggero, che poi tiro avanti. Oggi è il primo giorno di rientro al lavoro e poi mi aspetto una settimana bella impegnativa, perché mi sono prenotata, cioè mi sono presa delle giornate di guida un pochino di più di quello che faccio normalmente. Recuperare un po' e niente, quindi adesso mangio, mi riposo ancora un po' perché sono ancora abbastanza sfatta. Vi devo raccontare tutto bene con calma, le andate e ritorno. Sapete, siamo andati in macchina invece che metterci 12 ore, ce ne abbiamo messe 18 andate e ritorno, perché comunque anche andavo molto piano.
Meglio comunque, abbiamo fatta, è stato pesante, però abbiamo preferito farla con calma, in serenità, goderci anche il paesaggio, panorama, eccetera. Quindi insomma, però è stato bello stancante, quindi visto che è il primo giorno di rientro, oggi me la prendo molto in scioltezza e poi da domani in realtà ho delle giornate belle impegnative, quindi ecco, stasera è lunedì 4, voi vedete un vlog ormai antico. E poi penso di cominciare a pubblicare un po' più spesso, quindi adesso mi riposo un po', mangio, mi riposo un po' e poi stasera mi metto a preparare il video delle vacanze, così vedete un po', e dopo cercherò di fare più video a settimana. Gli obiettivi di settembre 2023. Buongiorno, da una mia problematica, cioè a parte che volevo fare un micro video e adesso ho la lucina qua sopra scarica, metto in carica, cioè è domenica, è passata una settimana da quando ho preso in mano questa videocamera, ho fatto una settimana invernale, ieri una serata infernale, ieri una serata lavorativa infernale altrettanto, quindi ora che per fortuna mi sono accorta che la lucina qua sopra è scarica, metto in carica tutto. Sto finalmente esportando i video dalle ferie al PC, che anche lì stavo impazzendo perché non li trovavo, e niente, quindi adesso vi metto qua in carica, vi faccio due o tre mestieri e poi vado dai miei a pranzo, che è un po' che non li vedo, insomma sono due settimane. Mi sono messa una maschera sui capelli nel frattempo che sistemo, sono 9.03, ho fatto una settimana a zero sonno e quindi adesso faccio due o tre cose tra virgolette con calma e metto in carica e poi ci trucchiamo insieme per quando vado via, quindi tra un'oretta ci rivediamo e vi faccio anche un po' di recap delle ferie e concludo questo video, che poi non so come farò a montare perché è tutto un casino tra video col telefono e video con la videocamera, da impazzire. Ho una stanchezza, oh, micidiale, aiuto, aspetta che mi vesto che ci trucchiamo. Ho fatto su un casino, buongiorno, finalmente ci rivediamo nella mia postazione preferita, sono finita, sono stanca morta, ho fatto un po' di così, cioè ho fatto un po' di cagatine, niente in merda, stavo mettendo il gel anticellulite nella faccia, oh mio Dio, ho sbagliato, infatti ho sentito subito, volevo mettere l'acido ialuronico perché ho anche la versione grande da qualche parte, in realtà avevo già messo crema idratante stamattina e tutto quanto, ma visto che ce l'avevo sotto mano, che ho appena sistemato un po' qua davanti, stamattina ho perso un sacco di tempo, guarda sono impazzita, questa crema mi piace tanto, stamattina sono impazzita per mettere i video che dovete vedere, cioè che state vedendo adesso voi, perché questo è tutto lo stesso video delle ferie, tutto quanto, perché io questa settimana qua non ho mai avuto tempo e quando ho avuto tempo ho bisogno proprio di riposarmi un po', sono cotta, sono veramente cotta, ho bisogno di dormire un po', di asciugarmi i capelli perché sento qua che cervicale un po' così. Allora comunque chiacchieriamo un po', devo fare leggermente veloce, non troppo, però devo andare dai miei finalmente, che è tanto che non li vedo, e io continuo ad avere sete, non so, e guardate, bellissimo, no? Mi è piaciuto tanto, è stata una prima vacanza bella, corta però bella, e infatti spero che sia la prima di tante, di diverse, ecco. Però devo dire che per tirarmi su bene i soldini per andare in ferie, io di ferie vere proprio ne ho fatte pochissime, mi sono proprio sentita travolta un po' dalle giornate, cioè ho fatto veramente, insomma ho fatto proprio quei 5 giorni là di ferie pieni e anche lì abbiamo sempre messo la sveglia, perché se vuoi fare vedere un po' di cose devi mettere un po' di sveglia, ma boh. E siamo andati sempre anche in palestra, grazie a Dio, perché guardate là, oh mio Dio, il buffet di deterio, penso di avervelo detto quando sono tornata, perché avevo registrato un pezzettino di video, credevo di fare più cose questa settimana, qua invece non ho fatto niente, voi aspettate anche i video sulle cose della casa, vi prometto che ci saranno, entro settembre c'è il video delle cose di casa.
che ho preso IKEA, o comunque vi racconto, vi do qualche link di cose utili che non costano troppo, insomma, ho speso un sacco di soldi perché ho comprato tante cose, però ho preso tutte cose, insomma, non eccessivamente costose, eccetera. Che siete. Ho bisogno di riposare. A casa dei miei sono arrivati anche due pacchi che avevo ordinato io delle proteine da Fit Market che erano in sconto con un integratore che mi dovrebbe aiutare a perdere peso perché veramente là avevo mangiato come se fossi nati. Già ero partita un po' più ciccia, io lo vedo anche dalla faccia, vedete che sono un po' ingrassata. Sì, si parla di un paio di chili, niente di che, però mi dà un fastidio. Sono tornata con. No, non riesco neanche a dire con quanti chili in più, veramente con quasi 5 kg in più. Mettiamo che 3 fossero di acqua, 2 erano di ciccia, perché veramente l'abbiamo mangiato come dei disperati. Era tutto buonissimo, ma la mezza pensione deleteria. Allora, io non avrei fatto mezza pensione, io avrei fatto solo colazione o cena e avrei una delle due. Però io sinceramente, allora fosse stato per me, io avrei fatto solo colazione per cenare fuori poi perché comunque eravamo in centro agli orari e mi sarebbe piaciuto cenare ogni sera in un posto diverso. Però vabbè, insomma, era comodo in realtà poi stare in albergo perché comunque durante il giorno noi ci siamo stancati da matti tra andare in palestra, andare al mare. Girare, camminare, non so, non mi ero portata via l'orologio, però penso di aver camminato tantissimo, veramente. Infatti sono tornata che sì, avevo i chili in più, ma avevamo veramente mangiato come dei fossennati e anche cose diverse, molto grasse, insomma, però per fortuna che ci siamo sempre allenati. Abbiamo trovato una palestra lì vicino, la Budafit. Bella, una vecchia palestra old school che mi è piaciuta da matti, a me ha fatto impazzire. Era, guardate, stupenda, una di quelle palestrine piccole che a me piacciono tanto. Bella, bella, cioè la roba vecchia, proprio vecchia, old school vero e proprio, mi ha fatto impazzire. C'aveva addirittura macchinari, delle chicche della Technogym vecchie e qualcosa anche di amatoriale. Che io amo follemente quando si parla di palestra. E un giorno siamo andati anche a Barcellona perché Iore è a 1 ora e 20 di strada da Barcellona, quindi siamo andati e siamo andati in McFit a Barcellona 2 volte. Una appena arrivati, siamo andati, poi abbiamo fatto tutta la Boqueria, tutta la oh mio Dio, la via. Là. Io devo farmi un esame perché non può essere che non mi ricordo niente. Mi ho fatto la Boqueria che è il mercato, che è sulla la via principale, quella grande, no? Quella bella da vedere. Che però sì, bella, un vione grande, pieno di gente che ti vuole vendere cose. Souvenir, cose varie. Ho comprato un po' di souvenir, qualcosina per mia mamma, qualcosina per Nicola e sì, poche robe perché sennò già ho speso l'ira di Dio. Mi sono comprata per me una felpa che non vedo l'ora che venga fresco, che io odio, c'è un caldo da matti, lo odio perché mi sfianca. Il caldo che c'è mi sfianca, è il caldo che mi sfianca, ve lo giuro, mi porta via i sentimenti, mi porta via i sentimenti. Che oggi se vado in palestra faccio giusto un po' di braccia, le gambe le farò domani perché non sono in grado. Ieri sera sono tornata a lavorare incazzata dura perché ho finito mezz'ora dopo. Ho dovuto fare una roba, in teoria doveva essere una serata rilassante, una giornata lavorativa rilassante e invece è stato un casino. A fine serata, proprio a fine turno, che è il momento peggiore, perché se i casini li hai a inizio turno, vabbè, dopo vabbè, dopo passa, no? Ti stravi. Ci sono tornata a casa non nervosa perché non mi porto mai il nervosismo del lavoro a casa, per carità. Nel senso, cioè, io quando ho finito, punto. Tutti i problemi sono finiti là.
Ma ieri sera, Madonna, che due palle, un gruppo di turchi, perché praticamente ieri dovevo fare un servizio diverso, no? Praticamente ci sono dei campionati, credo, di calcio, boh, con dei ragazzi disabili, dei ragazzi down, boh, niente da dire, chiaramente no, anzi bello, infatti ero contenta anche di fare quel servizio là, perché praticamente si andavano a prendere questi ragazzi negli hotel e si portavano a fare la partita e poi alla sera si riprendevano e si riportavano su, bene, tutto a posto, partiamo tutti con i nostri autobus, una marea di autobus, boh, e carichiamo tutto quanto, c'è un autobus rimasto vuoto che io in teoria dovevo riportare dentro, quindi senza fare il viaggio riportavo semplicemente dentro un autobus, e però vediamo che c'è un gruppo di turchi, no, che non ha, cioè che in teoria noi non dovevamo caricare perché non era una roba che dovevamo fare noi, doveva fare un'altra ditta, cioè la mia è una ditta di trasporto pubblico, no, cioè quella pubblica, non è una ditta privata, boh. E quindi aveva si erano presi accordi con queste società, di sti ragazzi, per fare questo servizio, no, pubblico, boh. E però tante, cioè le varie nazionalità, magari alcune si sono prese delle ditte private, boh. Ditte private, questi, i turchi invece hanno pensato che di non prendere niente, cioè non ci hanno pensato, boh, quindi rimaneva là sto gruppo di tosi, di tanti ragazzi disabili, boh, quindi insomma non è che ti fa piacere lasciarli là, boh, che tra l'altro avevano un albergo da tutta un'altra parte, cioè noi dovevamo andare verso, per chi è delle zone, verso Abano, Montegrotto, eccetera, e questi erano a San Giorgio in Bosco. Tra l'altro non sapevo dove era l'hotel, non sapevo la strada, nel senso, cioè, sono con un autobus, non sono con la macchina, no? Cioè, se io non so dove devo andare, non so le strade, non so se ci sono strade fattibili oppure no, cioè, vabbè che negli hotel di solito ci si va anche con gli autobus, per carità, però, sai, di sera, stufa, morta. Mi dicono vai in un punto dove io non vado mai, perché quella lì poi sono tratte extraurbane che io non faccio, no? Cioè capite che c'avevo i coglioni a 3000. E poi era tardi e soprattutto ho finito, cioè sono partita quasi all'ora che dovevo essere rientrata. E invece sono partita per andarmi a fare 50 minuti di strada. Cioè che due cazzo di palle, madonna. E quindi ero fuori di testa. No, fuori di testa no, però... poi sapete quando succede che siete già belle piene di stanchezza, no? Perché ho fatto questa settimana super pesante per me, notte, mattina, mamma mia. Infatti la settimana prossima me la sono presa un po' diversa, ma se non fosse questo caldo atroce io starei molto meglio. Il mio problema qui è il caldo, perché di mattina si sta bene, di pomeriggio si schiatta, io lavoro principalmente al pomeriggio in autobus, alla mattina anche quando vado a fare le guide schiatto male, boh, perché è caldo e io sono stanca, vorrei un po' di fresco perché così riesco a fare più cose, non devo tornare a casa per forza a farmi la doccia, ma la faccio direttamente alla sera, invece così se vado a lavorare diretta dall'autoscuola sono una merda. Qualcuno mi chiama, ecco, mi ho ricevuto una chiamata. E nel frattempo non ho fatto quasi niente perché volevo fare con voi, però è diventato tardi, devo... adesso faccio veloce un po' di eyeliner con questo qua in gel, perché ho preso l'altro ma ce l'ho di là, non voglio andarlo a prendere, e vabbè. Ok, stasera devo andare a letto super presto, domani alla fine mi tocca andare in palestra super presto, però bene, perché forse se poi non torno a casa troppo finita, perché domani ho tempo, se non torno a casa troppo sfinita, posso farvi i video, quindi sistemare due o tre cosine, così oggi farle con calma, oppure domani potrei anche farmi le unghie, che oggi non ho voglia di fare, oggi proprio vanno le unghie. Ah, sto guardando una serie su Netflix che è la mia prediletta, che adesso vado, continuo a guardare A casa dei miei, perché gli ho detto a mio papà non continuare a guardarla, perché fatalità la stavano guardando anche loro, che la guardiamo
oggi una puntata insieme, che a me piace un po' vederli con loro. E sì, prendo uno di questi, che è di questa palette qua, vecchissima, di Kat Von D, quando c'era ancora Kat Von D. Stavo guardando anche per togliere le macchie in marmo da, le macchie dal marmo, perché ho il marmo del mio bagno, quello che io ho ereditato, insomma io ho comprato qua a casa, c'erano cucine, i bagni c'erano tutti, no? A posto. E il bagno, quello diciamo degli ospiti, è tutto il marmo che fa cagare, che era già così, poi io l'ho peggiorato ulteriormente, devo dire che non sono stata tanto attenta, però era già messo male. E per quello anche non sono stata poi tanto attenta, perché ero già sconfitta in partenza. Qua direi che questa qua è praticamente finita, quindi gli do proprio l'ultima ramasugliata, perché mi sento ancora un po' lucida. E là, la buttiamo, è finita. E adesso mi prendo qua un po' di illuminante. Sapete cosa prendo? Questo qua, questa palette qua me la sono portata in ferie, l'ho usata tantissimo, e tra l'altro anche per farmi le sopracciglia, questi qua erano perfetti, quindi dovrei ritirarla fuori. Questa palettina qua super easy, low cost, stupenda. E gli chiedo a mia mamma se mi riesce a fare un po' di riso. Aiuto, aia, tra l'altro ho una spalla qua, vabbè, e mi sono persa. Intanto metto il rossetto così sono a posto, devo asciugare i capelli. Ok, metto un pelo di eyeliner, questo qua, tiro fuori un po' di rimasugli vecchi così finisco. Di cose, e stasera secondo me posso ancora vloggare un pochino, no, anzi stasera inizio un nuovo video vlog. Mi stavo raccontando dalla vacanza che non ce la faccio a seguire un filo, oh, è più forte di me. Siamo andati anche a Tossa de Mar, era una spiaggia lì vicino, perché tutti ci hanno detto che era molto bella da vedere, alcuni amici insomma che sono stati in Spagna, e però io ho preferito proprio l'acqua di Lloré. L'acqua di Lloré è stupenda, a parte che vi metto un sacco di video durante questo video. Non so se mettere tutto alla fine, credo di sì. Sì, dai, alla fine di queste clip qui vi butto tutto il resto, così ve lo vedete con calma, perché non sono chiaramente parlate, e ve le vedete con calma, vi metto anche le foto, tutto quanto, così vi metto sotto una musichetta e via. Allora adesso uso questo. E comunque sì, mi è piaciuto molto, mi è piaciuto davvero tanto, ma davvero tanto, 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 tanto. È stato tutto molto bello, molto interessante da vedere, e tutti molto disponibili a cercare di parlare la lingua. Io andavo diretta col traduttore, però col fatto che guardo spesso video in spagnolo, cioè spesso ho visto parecchi video in spagnolo, soprattutto quando cercavo la tinta da fare a casa bionda, e le spagnole sono molto più per il fai da te rispetto ad altre cose, e però riesco a capire abbastanza bene più o meno, se
parlano tranquillamente. Perché allora il dialetto veneto ha delle assonanze simili che poi cambiano totalmente, non c'entra niente il dialetto con lo spagnolo, però cioè una che parla in napoletano, lo spagnolo è una lingua completamente diversa, mentre il dialetto veneto ha proprio un'assonanza di rumore verbale, non so se si dica, non so come si dica questa cosa, però penso che mi avete capito, che è un po' simile. Quindi diciamo che tra i video YouTube eccetera, sapete cos'è che mi è venuto da che vorrei proprio imparare, vorrei mettermi di testa a imparare, che dico sono già abbastanza impegnata, ho fatto una cagata qua, vabbè. Una lingua, lo spagnolo mi piacerebbe imparare perché mi piace tanto come assonanza, non so se dice assonanza, come insomma come suono, e lo spagnolo mi piacerebbe davvero impararlo, e poi insomma l'inglese perché mi sento veramente una capra a volte. Bene, dai, io adesso mi asciugo i capelli, vado dei miei, noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo video, oppure se ce la faccio preparo dei video, dai, vorrei tanto farlo, vorrei davvero farlo, giuro, stasera se sono in forze faccio, ho bisogno di trovarmi fuori del tempo per riposare, perché ho fatto delle settimane, un agosto infernale, cioè proprio zero relax, proprio zero, zero assoluto. E quindi adesso mi devo un attimo devo ricaricare le pile in qualche modo, penso stasera di proprio buttarmi lì svaccata a riposare, e però dai ci provo, farò del mio meglio per voi perché vi voglio bene, sto guardando i miei rotoli di ciccia che vabbè. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video, vi voglio bene, ricordatevi di avere pazienza perché vabbè, faccio un po' troppe cose nella vita, e vi lascio tutte le clip, foto eccetera a fine video, quindi tra un secondo vedrete tutta la mia vacanza, quello che ho registrato insomma, poi me la sono più che altro goduta, e niente, vi bacio, vi abbraccio, vi penso e vi leggo. Devo fare i video.